arriva sbilanciata proprio a favore dei bergamaschi, considerando anche il miglior attacco del campionato. Invece ha vinto in rimonta l'Atalanta oggi, la sintesi è di Alberto Rimè. Stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, Atalanta spalla. Gasperini ha cominciato alla grande il 2019 con 4 vittorie e un pari tra campionato e Coppa Italia. In attacco torna Ilicic dal primo minuto al fianco di Zapata, Gomez nel solito ruolo di suggeritore. Nella spalla fuori per squalifica Felipe e Vares, Semplici li sostituisce con Vicari e Costa, tre ex dell'Atalanta in campo, Kurtic e la coppia offensiva Paloschi-Petagna, arbitra Massa di Imperia. Comincia male l'Atalanta, te concentrata, tanti errori in fase di disimpegno come questo clamoroso di Toloi che regala il pallone a Petagna, un'autostrada per l'ex nerazzurro, bravissimo Berisha a mettere in calcio d'angolo. Petagna, già decisivo all'andata con una doppietta, si fa perdonare un minuto più tardi, è l'ottavo. Il cross di Kurtic con l'esterno del piede destro, lasciato solo nel cuore della difesa nerazzurra, Petagna segna l'1-0 per la SPAL, non esulta per rispetto dei suoi ex tifosi, per lui si tratta del settimo gol in campionato. La reazione dell'Atalanta è affidata ai tre tenori dell'attacco, Ilicic, Zapata e poi Gomez, conclusione potente, non precisa, colpisce l'esterno della rete. Ancora Zapata che si muove sulla corsia di sinistra, arriva Gomez, per lui è un rigore in movimento, sembra fatta per il pareggio dell'Atalanta, prodigioso il riflesso di piedi di Viviano che poi blocca anche il secondo tentativo di Gomez. Spalla sempre pericolosa, soprattutto su palla inattiva, qui ci prova Bonifazi, è provvidenziale il salvataggio di Castagna a pochi passi dalla linea di porta di Berisha. Ancora Atalanta, di nuovo con Castagne, parte il cross, riparte la difesa della spalla, arriva Freuler, controllo e conclusione che però termina sul fondo. Nel finale del primo tempo ancora un calcio di punizione per la spalla, la battuta è sempre di Kurtic, deviazione della barriera e qui Čonek vicinissimo alla linea di porta non riesce nella deviazione vincente. Allora passiamo al secondo tempo, non ci sono cambi in avvio di ripresa, Atalanta però subito all'attacco con spirito decisamente diverso rispetto a quello del primo tempo, Zapata parte alle spalle di Čonek che serve un assist perfetto per Ilicic al 12° della ripresa, settimo gol in campionato per lo sloveno che trova la rete dell'1-1, azione in fotocopia ma dall'altra parte, questa volta la progressione di Hatebur, Zapata anticipa Čonek che si fa sorprendere al 35° il 2-1 dell'Atalanta, 16° gol in campionato per Zapata, vice capocannoniere con Quagliarella alle spalle di Ronaldo, l'Atalanta si conferma miglior attacco della Serie A con il 50° gol in campionato. Finisce così, Atalanta batte spalla 2-1 e prosegue uno straordinario momento per la formazione nero-azzurra. Il quarto posto non è un sogno, ma un obiettivo possibile. Arriva invece il primo KO del nuovo anno per una SPAL che ha giocato una grande partita e resta a più 4 dalla zona retrocessione. Il migliore è Zapata, il peggiore è Čonek. Simona e Alessandro, fine a voi. Grazie.